Ciao a tutti, bentornati sul canale Amo gli italiani. La grande paura per Loredana Bertè sembra passata. E la stessa artista a rassicurare i suoi fan attraverso un messaggio pubblicato su social. Ieri si era pensato che le sue condizioni di salute fossero più gravi di quanto immaginato. Dopo il ricovero d'urgenza di lunedì a causa di un malore, infatti, l'artista era stata trattenuta in ospedale per ulteriori accertamenti a causa di problemi acuti all'intestino. Ma questa mattina la buona notizia. La cantante, amatissima dal suo pubblico e reduce dal successo di Sanremo, ha lasciato la clinica romana in zona Gianicolo nel quale era stata ricoverata d'urgenza a inizio settimana. Loredana Bertè si trovava a Roma per il concerto che era in programma lunedì 11 marzo al Teatro Brancaccio. L'artista ha voluto comunicare la notizia delle dimissioni personalmente in un post Instagram. Ha scritto: "Dear fans, oggi rientro a Milano dopo un breve ricovero romano dove mi hanno fatto una terapia d'urto e dove ho iniziato esami ed accertamenti vari che dovrò continuare a Milano seguita da chi di dovere". La cantante si è anche scusata con i fan per l'annullamento dei concerti a Roma e a Varese. "Sono mortificata per lo spostamento delle date di Roma e Varese, ma le mie condizioni fisiche non mi hanno consentito di sostenere impegni come un concerto di 2 ore in piedi senza pause e relativi spostamenti. Sono invece felice di essere riuscita almeno a portare a termine altri impegni meno gravosi per la mia salute". Questo venerdì Loredana Bertè sarà in TV con The Voice Senior. Le puntate sono registrate, NDR, dove ricopre il ruolo di giudice. "Ci vediamo venerdì in TV a The Voice Senior, dove ho messo su un team pazzesco. Con tutto l'amore che posso. Vostra Loredana", ha concluso. Non è la prima volta che Loredana Bertè è costretta a rimandare alcune date del suo tour per motivi di salute. Nell'aprile dello scorso anno, infatti, la cantante calabrese si era dovuta sottoporre ad un intervento chirurgico d'urgenza che l'ha costretta a rimandare il manifesto tour teatrale 2023. Anche in quell'occasione l'annuncio era arrivato dai suoi canali social. Il concerto in programma al Teatro Brancaccio di Roma l'11 marzo è stato rimandato al 15 maggio, quello di Varese del 15 marzo è stato invece posticipato al 10 maggio. Lo staff dell'artista ha fatto sapere che i biglietti acquistati saranno validi per la nuova data. È possibile richiedere il rimborso del biglietto entro e non oltre il 30 marzo 2024 presso la prevendita dove è stato acquistato.